Signori, camminata nelle fiamme. Okay, siamo pronti? Vado. Vai a chi? Camminare sui carboni ardenti, quella cosa associata a pazzi zen, guru imprenditori e ovviamente a Giuca Scasella. Ma com'è possibile camminare sopra un letto di 400 gradi Celsius? Si tratta veramente di un'abilità che ha del soprannaturale? Oppure una grande bufala? Ecco, oggi cercheremo di scoprirlo. Salve e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a fare un'esperienza mistica, scottante, che ho sempre voluto fare, ma ho anche un po' di paura a farla, se devo essere sincero. Ma prima, lasciate che vi presenti quella che sarà la nostra compagna di viaggio, ovvero lei. Grazie Sony. Si tratta della ZV-E10 ed è una fotocamera mirrorless che andiamo subito ad aprire, pensata appositamente per il vlogging. Guardate che bellina, si presenta in questa maniera, con il bellissimo schermo che si gira, batteria, tac, dopodiché lui, tac, cavalletto che però fa anche da grip e poi ha tutta una serie di comandi. E poi, anche se lei ha un microfono ottimo, volendo possiamo utilizzare lui, che è un signor microfono, e questi altri due microfonini. Per concludere, obiettivo 10-18 super grandangolare. Che dire, piccola, leggera, compatta, assolutamente perfetta per quello che sto andando a fare, perché bisognerà essere il più dinamici possibili. Quindi, senza perderci in chiacchiere, batteria, scheda SD, mettiamo il nostro grandangolo. Comodissima perché ha proprio il tasto dedicato alla registrazione, quindi schiacciamo e siamo finalmente operativi. Zaino, obiettivo 1. Mi piglio anche lui, microfono, salutiamo lei. Ah, comunque su Tecnale è uscito un video su tutta la mia attrezzatura, cosa uso, cosa non uso, e dove vi parlerò anche più specificatamente di lei. Detto ciò, giacchina e siamo pronti per partire. Direzione Milano Centrale. La buona notizia è che non sono in ritardo. Praticamente ho trovato questo tizio nel magico mondo di internet. Si chiama Gerard Moccetti e nel 2003 ha fatto il record di camminata sui carboni ardenti più lunga al mondo, con ben 50,5 metri. Nel tempo libero adesso organizza dei workshop, quindi gli ho scritto, ci siamo messi d'accordo. Ho recuperato il mio amico mentalista James e il mio amico vegano zen Luca. Sei proprio un boomer. Lo so. Ciao Luca. Tra l'altro, l'ultima volta che ero qua con te andavamo a meno 200 gradi Celsius a fare la crioterapia, a fare la sauna fredda. Oggi si cambia, si va oggi a più 200. Andiamo su più tanto più di 200. Sì. E siamo arrivati sopra Lugano in una location che era già abbastanza mistica. Solo che è un cimitero. Ciao, io sono Jacopo. Tu sei Jacopo, Gerard. Abbiamo la legna e qua sopra sarà il posto dove faremo tutto il workshop. Tutto quello che vedete è fatto con Gerard, che è tutta una vita intera che fa queste cose, quindi non provate a imitarlo in nessun modo. Tutto questo è a scopo dimostrativo. Siamo con un professionista, non fatelo a casa. La pratico da 36 anni e posso dire che a livello di esperienza sono il più grande esperto su questo pianeta. Non ho detto che sono il migliore, questo lo dovete poi giudicare voi. Lui comunque è Gabriele e mi dà una mano con le riprese. Ovviamente anche un po' un training mentale, allora bisogna superare un po' dei limiti. Prima di iniziare con la camminata vera e propria, infatti, avremmo dovuto fare una serie di esercizi per scaldare il corpo e la mente e prepararci prova dopo prova a camminare appunto sul fuoco. Prima della camminata farò una cosa che è talmente fuori di testa che quando vedrete questo, voi direte che sono veramente matto. Squid Game, avete già guardato? Sì. Allora, io l'ho guardato. C'è un esercizio dentro che potrebbe essere del Squid Game o peggio del Squid Game. Cosa stiamo facendo con sta roba qua? Allora, questo lo facciamo per un po' sciogliere la mente, equilibrare le emisfere del cervello, perché vi voglio di nuovo avere un po' come dei bambini. Dobbiamo anche un po' giocare, perché okay, quello okay. che segue è un po' difficile dopo. Okay. Beh, uno. Beh. Beh. Uno. Beh. Beh. Ui. Dopo esserci scaldati siamo passati alla prima prova. Camminare sui vetri. Un unico cerotto. Al massimo uno può tagliarsi, eh. Ok. Jacopo. Cammino normale. Sì, normale e lento, eh. Normale e lento. Ok. Normale e lento. Così? Come ti senti? Sono sui vetri, però vabbè, i piedi appoggiano normali, non dà fastidio, non dà... Fa più crack. Sì, fa molto ansia. Ma è nella testa, eh. Okay, fino adesso è andato bene, eh. Ok, non mi sono fatto niente, non c'è trucco e non c'è inganno. Ok. Fa impressione perché fa tutto piccolo. Certo. Ma però fa impressione, eh. Fa veramente impressione. Sì. Guarda il mentalista. Ma in effetti è abbastanza inquietante.
No, allora, io che sono un uomo di scienza, so che se i punti d'appoggio sono tanti, esatto, la pressione viene, esatto, distribuita e quindi, esatto, sono tranquillo. Esatto, quindi, perché se hai 5 chiodi, tu non puoi sdraiarti su 5 chiodi, mentre se ne hai 200... L'unione fa la forza. È veramente un personaggio questo Gerard. L'ho trovato per caso ed è un folle. Sono veramente curioso di vedere come si evolverà tutta sta roba. Di base comunque io sono abbastanza tranquillo perché sì, c'è tutto l'aspetto mentale di preparazione e quant'altro, però la scienza è dalla nostra parte, il carbone è isolante, è tutta una questione di camminare nel modo corretto e quant'altro, però la scienza dice che è sicuro, quindi io sono tranquillo. Prepariamo il mucchio di legna che poi bruceremo e poi si stende per fare tutto il letto dove si cammina. Allora, questo è un po' per allenare anche la mente di focalizzare l'obiettivo. Seconda prova, rompere un pezzo di spago con uno strattone. Dovete bloccare bene perché sennò vi fate male dopo. Allora, qui dovete bloccare, tenete forte qua, chi fa veloce non sente niente, chi non fa veloce si fa male. Allora, 3, 2, 1, go! Vado, provo. No, no, non provare, fare o non fare non c'è provare, l'ha, esatto, detto Yoda, quindi Star Wars è la scienza, le mie uniche certezze. Ok, oh! Vado. Okay. Cioè, se tu lo tiri normalmente è resistente. Eh no, perché non lui è... si fa. Cioè, sì, il discorso è che quando è così lui fa resistenza tra se stesso, immagino, e quindi si lacera da solo. Però figo, molto interessante. Cioè, è controintuitivo, ma. Esatto. Figo. Importante è distinguere che la paura è un concetto che abbiamo nella testa. Di conseguenza, anche con le mutande piene, niente mi evita a essere in azione. Prendo la paura sotto il braccio e muovermi. Terza prova, rompere una matita con un dito. Questo non è ancora Squid Game. Possono ferirsi tutti e due. E vi faccio vedere come si fa. Veloce così. Tac. Sì, allora, veloce. 3, 2, 1. Ok, perfetto. Matita 0, Yaki 1. Ok, ho visualizzato la matita già due, spezzata. Però, ecco, con uno. Sembrava tutto semplice, facevamo i gradassi, soprattutto Luca e James. Quando Gerard ha tirato fuori una freccia, di quelle vere, con la punta in ottone, eravamo pronti per la prova della massima fiducia. È un punto di rottura di 32 libbre. Sono 15 kg. 15 kg, okay. Okay. Ognuno di voi che farà questo giochetto fissa nella sua testa un obiettivo, qualcosa di importante, e vedi già come l'hai raggiunto. Fate così, fate puma. Sono tutto Jacopo tuo. Dovrà fare l'abbraccio più veloce della sua vita. Me lo fai solo quando dico go, perché okay, sennò possiamo ferirci. Uno di noi prenderà la punta. E la punta è così, ok? Ci facciamo questo abbraccio. Significa che tu ti devi fissare su un abbraccio. Cioè, tu mi devi voler bene. Non io mi ti devi... voglio benissimo. Sì, non mi devi fare una dichiarazione d'amore, okay, ma mi devi un po' amare. Anch'io ti devo amare. Se facciamo veloce, e lo faremo veloce, la freccia si spezza. Ok. Se tu mi fai solo un passo indietro, o ti giri di fianco, o prendi la freccia con la mano, ci possiamo ferire tutte e due. Okay, allora, okay, vietato. Okay. Ci stai o no? Ci sono, ci sono. Allora, dove cade la punta, quella persona prende la punta e guardate bene cosa sto facendo, guardate bene. Dove cade la punta di oh Jacopo, mi dispiace. Okay. Questa è manipolazione, ovviamente, ok? Ti lascio adesso la scelta. Io prendo la punta. Ok, attenzione. Ottone, punta. Gola, punta. Ma funziona, eh? Veloce, io mi fido, funziona. Io mi fido. 15 kg, eh? Attenzione, è molto coraggioso Jacopo, eh? Adesso fate anche voi puma e noi facciamo puma. Puma, 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 puma. 5, 4, 3, 2, 1, go! Mamma mia, fighissima sta roba. 154 battiti. È salita tutta l'adrenalina e poi no, 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 follia. No, ma zero, io non ho sentito niente. No, vedi, non c'è niente qui, niente. Ok? Oh, mi piace. Io qua non dovevo neanche esserci, mamma. Ma no, ma ascolta, ma qui è molle. Io c'ho la punta, c'ho. Sì. Allora. Io non lo so. La trachea è durissima. Sì. Se resiste 15 kg, 15 kg. Sono 15. Vai tranquillo. Va bene. Ma tu sei sicuro che non ti ha fatto male? Non ce la posso fare. Dai, giriamola, via, la faccio io. Fidati. Via, faccio io. Vai, Luca. Ma Luca, puma, 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 puma. Ah!
No, non andare indietro. Puma, 5, 4, 3, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, figata. La senti qua, eh? Ma sai cosa? È che la prima volta tu c'hai gli occhi chiusi, quindi io non ti ho visto partire. La backstory è che quando ho conosciuto James mi aveva fatto tutto un trucco di mentalismo e mi aveva messo in difficoltà. E adesso lo sta mettendo io in difficoltà. Sì, ragazzi, no, c'è... La vendetta va servita fredda. 5, 4, 3, 2, 1, go! È tutto nella testa il limite. Il mio approccio in generale nella vita è che se c'è una persona che fa questo da sempre, è un professionista, c'è anche una prova scientifica, la forza, non la forza, i punti, tutto fatto bene, con le condizioni giuste, io sono la persona più tranquilla del mondo. E quindi con te sono tranquillo. Troppo fico, io mi sono cagato addosso, ma quando si è spezzata mi sono sentito un dio. Emozionante. Piccolo spuntino, perché poi ci sarà appunto la camminata e chiudiamo in bellezza. Accensione del fuoco. E a proposito di obiettivi, ma di fotocamere, lei ovviamente essendo una mirrorless ha gli obiettivi sostituibili, e adesso visto che sta scendendo il sole andiamo a mettere lui 16-55G, che è più luminoso, più figo, così possiamo ammirare il fuoco. Devo dire che sto iniziando a essere un pochettino teso, perché sì, ho visto i video, mi sono informato, la scienza dice che è tutto sicuro e quant'altro, però poi quando sei qua e inizi a sentire il calore del fuoco, diciamo che iniziano a venire un attimo di dubbi. Quindi adesso facciamo preparare tutto benissimo a Gerard, ci farà un bel briefing e poi cammineremo sul fuoco. Il fuoco era quasi pronto, Gerard ci ha mostrato le tecniche per camminare, ovvero camminare veloci ma allo stesso tempo leggiadri, ma soprattutto dopo la freccia le nostre menti ormai non avevano più paura di niente. Sentire dolore nella vita non è ancora essere nella zona di un pericolo assoluto o di ustioni, eh? Tu puoi sentire anche sull'asfalto dolore, ma non ti ustioni per forza, finché voi camminate veloce. Cosa dici, Luca? Che io mi sto già preparando, guarda, siamo carichi, dopo la freccia pronti a tutto. Sì. Ok, fondamentalmente è come fare una grigliata, quindi si accumula tutta la brace, si fa scaldare il più possibile e si crea tutto il letto. Ora, dal punto di vista scientifico, anche Gerard ci ha dato tutta la spiegazione, è tutto molto più semplice di quello che sembra, cioè il discorso riguarda la conducibilità termica dei materiali, la legna e il carbone hanno una bassissima conducibilità termica, quindi a differenza di un metallo, per dire un metallo bollente lo tocchi ti ustioni, l'acqua bollente la tocchi ti ustioni, il carbone, anche perché poi c'è la cenere che isola e tutto quanto, se ci si cammina sopra con la giusta frequenza, senza starci sopra troppo, dovrebbe essere tutto totalmente sicuro. Certo è che quando ti avvicini e senti effettivamente il caldo, che è tanto, diciamo che entra anche tutto un discorso psicologico che mette in dubbio un po' tutto quanto, quindi stiamo a vedere. 58,9 gradi, le proteine si separano dal muscolo. E c'è l'ustione. E l'ustione. E finché la pelle arriva a 58,9 gradi è nient'altro come quando cammini sulla la sabbia, okay, o sull'asfalto. Questo spiega perché è fattibile. Dopo entriamo in un campo un po' di parapsicologia o di quello che non possiamo ancora tutto spiegare, tipo nell'energia Chi, come nel Qigong, Tai Chi, un po' come abbiamo fatto con la freccia, come fanno i monaci Shaolin, come fanno gli arcieri Zen, tutte le persone che possono canalizzare l'energia in certe parti del corpo. E lì arriviamo a delle cose che non possiamo spiegare, ma che tu puoi sperimentare. Allora, ci sono cose nella vita che bisogna sperimentare per capire come funzionano. Entriamo un po' in questa dimensione lì. Gerardo ha appena detto che la scienza non può spiegare tutto, la scienza spiega solo il 95%, c'è un 5% di mistico. Io non lo so, adesso lo scopriremo. La scienza può spiegare tutto, forse. Ovviamente non potete venire qua a mettere il piede dentro per vedere se è caldo, perché è caldo. 400 gradi, ci cammineremo sopra. Quindi questo è il nostro letto di carboni. Io mi tolgo le scarpe, così iniziamo a fare ambientare i piedi. A posto? Sì, a posto. Vado? Vai. È fighissima sta roba. Vai, Luca. Bellissimo, vai, bellissimo. Vai. Che emozione. Cosa stiamo facendo? Camminata nelle fiamme. Nelle fiamme. Nelle fiamme. Ok.
perché quella sui carboni non ci bastava. Guardate, okay, bene. Ho messo questo gel qua, adesso subito, ci fa camminare. Seguitemi subito, eh. Adesso. Bellissimo. Ecco, vacci, vacci adesso. Signori, camminata nelle fiamme. Okay, siamo pronti? Vado? Vado. Vai, hop, anche. Hop, 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 hop. Fighissimo, ragazzi, ti senti proprio potente, cioè, la scienza può spiegare tutto, però non gliela do vinta. Fighissimo, fighissimo. È l'ora del fuoco. È una figata pazzesca. Depilazione gratuita, eh. Scusa. Cacchio. E giù cascasella muto. Il discorso è molto semplice, cioè il carbone isola e quindi se io non rimango a contatto col carbone posso anche tenerlo in mano, capito? Cioè ho in mano del carbone, no? E non mi sono fatto niente, cioè zero, perché è tutto un discorso di conducibilità termica. Possiamo spiegare molto con la brace, camminare veloce, la conducibilità, ma quando si entra dopo in altre dimensioni si capisce che probabilmente c'è qualcosa in più che non possiamo ancora tutto spiegare. Boom! Quindi da queste montagne svizzere, dalla brace che ormai si è praticamente spenta e da Yaki era tutto, un super grazie a Gerard e un super grazie agli altri compagni che si sono fidati di me, un super grazie anche a Sony e a questa fantastica macchina che si è comportata alla grande, e niente, noi ci vediamo prossimamente con prossime esperienze, prossime cose, ci vediamo alla prossima.